Si è svolto presso l'aula consiliare del comune di Sulmona un nuovo incontro aperto sulla ZES, zona economica speciale per l'Abruzzo, con il commissario Mauro Miccio, i sindaci di altri comuni peligni, le organizzazioni datoriali, quelle sindacali, professionisti e imprese interessate. È stato fondamentale e necessario organizzare questo evento, organizzare questo incontro con il commissario Mauro Miccio, portando anche qui tutte le aziende della Valle Peligna, i sindaci interessati, perché i comuni di Sulmona, Pratola e Raiano rientrano in questa ZES, e insieme alle associazioni datoriali, ai sindacati. È necessario fare questo incontro perché è fondamentale mettere insieme tutte le forze affinché si possa approfittare di questa ZES, quindi di questo aiuto, diciamo, economico, perché la ZES, non dimentichiamo che può essere veramente un insieme di interessi economici che vanno avanti e che quindi aiutano, possano dare una svolta a questo territorio. In considerazione dell'ipotesi di valutare il nucleo industriale di Sulmona quale luogo di iniziativa imprenditoriale, affinché nessuna possibilità importante, qual è quella di essere ricompresi nella ZES, vada sprecata o che non venga valorizzata fino in fondo. I vantaggi pratici quali sarebbero? I vantaggi fiscali sicuramente, perché sono la possibilità di avere del credito d'imposta o delle tasse dimezzate sugli utili nel momento in cui si investe in queste zone economiche speciali, che sono particelle catastali individuate e pubblicate. Poi la cosa più interessante, soprattutto per quelle aziende che hanno investimenti importanti, sono le facilitazioni, semplificazioni e riduzioni di tempistiche per le procedure per realizzare le opere. In particolare ci sono tempi dimezzati, c'è uno sportello unico nazionale ZES, si chiama Sud ZES perché è sportello unico digitale delle ZES, ed è immediatamente collegato a tutti gli endoprocedimenti che devono essere attuati per poter avere rapidamente un risultato positivo, e quindi poter in una media di 60-70 giorni avere anche per le cose più complesse l'autorizzazione a costruire e quindi a iniziare l'investimento. Ritengo che sia un'occasione importante perché è un contatto diretto tra il commissario e gli imprenditori e le forze sociali rispetto al quale noi nutriamo la speranza che possa innescarsi quel momento virtuoso in grado di poter attrarre investimenti o di poter consentire anche agli imprenditori locali di ampliare la propria attività.